Non ci capisci nulla. Oh, me ne rendo conto, amico mio. Credi che io sia impazzito? Lo sono forse un poco, ma non per le ragioni che tu supponi. Già, mi sposo. Eppure le mie idee, le mie convinzioni non sono mutate. Considero l'accoppiamento legale come una sciocchezza. Nonostante ciò mi sposo. Aggiungerò che non conosco a fondo la mia futura moglie. L'ho vista soltanto 4 o 5 volte. È piccola, bionda e grassa. Domani l'altro desidererò ardentemente una donna alta, bruna e magra. Allora dirai, perché sposarsi? Oso appena confessarti la strana. È inverosimile ragione che mi spinge a questo atto insensato. Mi sposo per non essere solo. Non voglio più essere solo di notte perché, quando sono solo, ho paura. Una volta non provavo nulla di tutto questo. Rincasavo tranquillamente, andavo e venivo nelle stanze senza che nulla turbasse la mia serenità d'animo. Aprivo senza esitare le porte nell'oscurità e durante la notte non mi alzavo mai per accertarmi che tutte le uscite della mia camera fossero chiuse ermeticamente. Tutto è cominciato l'anno scorso, in una strana maniera. Era autunno, una serata umida. Mi sentivo solo. La mia casa mi pareva vuota, come non era stata mai. Che fare? Sedetti. Allora sentii alle gambe come un'impazienza nervosa. Mi alzai e cominciai a camminare. Forse avevo anche un po' di febbre. Infatti le mani, che tenevo dietro la schiena, come spesso si fa quando si cammina lentamente, scottavano una contro l'altra e lo notai. Poi, d'improvviso, sentii un brivido nella schiena. L'umidità esterna entrava in casa, pensai. E mi venne voglia di accendere il fuoco. Era la prima volta quell'anno e tornai a sedermi guardando la fiamma. Ma presto l'impossibilità di stare fermo mi fece balzare in piedi e sentii che dovevo andarmene, scuotermi, trovare una compagnia. Uscii, andai a cercare tre dei miei amici, ma non trovai in casa nessuno di loro. Vagai a lungo e verso mezzanotte mi accinsi a rincasare. Ero calmissimo. Ma stanco. Quando esco, chiudo sempre la porta a due mandate. Questa volta la trovai semplicemente accostata. E ciò mi colpì. Entrai. Il fuoco non s'era ancora spento e diffondeva anzi un barlume nell'ambiente. Avevo preso una candela per accenderla al fuoco, quando scorsi davanti a me qualcuno che seduto nella mia poltrona si scaldava ai piedi, voltandomi le spalle. Non ebbi paura, no, no. Nessunissima paura. Una supposizione assai naturale mi si affacciò alla mente, che un amico fosse venuto a farmi visita. Il portinaio, preavvisato da me, aveva detto che sarei tornato tra breve e gli aveva dato la chiave. L'amico, del quale vedevo soltanto i capelli, sarà addormentato davanti al fuoco, aspettandomi, e io mi avanzai per svegliarlo. Lo vedevo perfettamente. Il braccio destro pendeva abbandonato, i piedi erano accavallati l'uno all'altro, la testa alquanto inclinata sul lato sinistro della poltrona indicava chiaramente il sonno. Mi domandavo chi è? D'altronde nella stanza ci si vedeva poco. Allungai la mano per toccargli una spalla. Urtai contro il legno. Non c'era più nessuno. La poltrona era vuota. Misericordia, che sussulto! A tutta prima entrai come se mi fossi trovato di fronte a un pericolo tremendo, ma sono un uomo di sangue freddo e la ragione mi tornò immediatamente. Pensai, ho avuto un'allucinazione, diamine, e accesi la candela. Abbassandomi verso i tizzoni, mi accorsi che tremavo e mi alzai di scatto, come se alle mie spalle qualcuno mi avesse toccato.
Non ero tranquillo, innegabilmente. Feci qualche passo, parlai forte, cantai a mezza voce qualche motivetto. Poi chiusi a due mandate la porta della camera e mi sentii un po' rassicurato. Se non altro, nessuno sarebbe potuto entrare. Poi andai a letto e spensi il lume. Per qualche minuto tutto andò bene. Poi sentii il bisogno di guardare nella stanza e mi voltai di fianco. E mi parve di vedere nuovamente l'uomo seduto nella poltrona. Con un gesto rapido accesi un fiammifero. Mi ero sbagliato e non vedevo più nulla. Tuttavia mi alzai e nascosi la poltrona dietro il letto. Non m'ero assopito da 5 minuti quando scorsi in sogno e nettamente come nella realtà tutta la scena di quella sera. Mi svegliai fuor di senno e rimasi seduto nel letto. Non osavo nemmeno tentare di riaddormentarmi. Ciò non di meno, contro la mia volontà, il sonno mi colse due volte per qualche attimo. Due volte rividi la cosa. Credetti d'essere impazzito. Quando spuntò il giorno mi sentii guarito e sonnecchiai pacificamente a mezzogiorno. Era passata, veramente passata. Avevo avuto la febbre, un incubo, che so. Ero stato ammalato, insomma. Quel giorno fui allegrissimo, pranzai in trattoria, andai a teatro, poi mi incamminai per Incasare. Ma ecco che mentre mi avvicinavo alla mia abitazione fui colto da un'inquietudine. Avevo paura di rivederlo, non avevo paura di lui, della sua presenza, alla quale non credevo, ma avevo paura di una nuova allucinazione, paura dello spavento che mi avrebbe colpito. Per più di un'ora vagai lungo e largo sul marciapiede, poi mi giudicai eccessivamente sciocco ed entrai. Ansimavo in modo tale che non riuscivo a salire le scale. Rimasi ancora più di 10 minuti sul mio pianerottolo, poi ebbi d'improvviso un impeto di coraggio. Infilai la chiave, spinsi con un piede la porta socchiusa della mia camera e gettai uno sguardo sgomento verso il camino. Non vidi nulla. Ah. Che sollievo, che gioia, che liberazione! Andavo e venivo con un fare spavaldo, ma non mi sentivo rassicurato. Mi voltavo sussultando. L'ombra degli angoli mi inquietava. Dormii male, svegliato continuamente da rumori immaginari, ma non lo vidi. No, era finita. Da quel giorno la solitudine notturna mi fa paura. Sento che la visione è lì, accanto a me, intorno a me. Non è più riapparsa, no, questo no. Eppure mi mette a disagio perché ci penso senza posa. Mi ossessiona, lui! È una follia. Ma è così. Chi? Lui? So bene che non esiste, che non è nulla. Esiste soltanto nella mia apprensione, nel mio timore, nella mia angoscia. Già, ma ho un bel ragionare. Non posso più rimanere solo in casa, perché c'è lui. Non lo vedrò più, lo so, ma egli c'è ugualmente. È nel mio pensiero. È stupido, ma è atroce. Che vuoi? Non posso farci nulla. Se invece fossimo due in casa, sento con certezza che egli non ci sarebbe più. Infatti, c'è soltanto perché sono solo, unicamente perché sono solo.